Amici, come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, come alla vigilia di ogni giornata di campionato. E che ospite questa sera che ho. Vediamo di fare qualche pronostico. Buonasera Daniel, intanto. Buonasera a te, benvenuto sul mio canale. C'è qualcuno che spia da dietro. Non è una spia, è un altro dei nostri, ecco. Quindi salutiamo anche Giulianone. Lo conosciamo Giulianone. Partiamo da Monza-Juve che non solo non ha mai vinto, ma non è neanche mai segnato al Monza. È la volta buona? Sì, la statistica dice questo, però ricordiamoci che sono due sole partite, una sola partita a Monza. La Juve in altre occasioni di Coppa Italia, in altre occasioni aveva battuto il Monza, e questa volta, poi mi assumo le responsabilità, posso sbagliare, però penso che i bianconeri coglieranno i tre punti a Monza. Io invece dico 1-1, visto che questa sera sta piovendo fortissimo in Brianza, Milano, campo pesante. Credo che il Monza non perderà questa sfida, credo che la Juve andrà vicina alla vittoria, ma alla fine non riuscirà ad agguantarla. Andiamo avanti con un altro big, quello che invece è il vero big match. Napoli, il tuo Napoli, sì, contro l'Internazionale. Guarda, la storia dice che, allora, è chiaro che se dobbiamo guardare oggi, l'Inter è strafavorita perché sta meglio, più forte, insomma. Però la storia dice che quando Inter e Napoli si affrontano a dicembre, vince sempre la squadra in casa. Quindi azzardiamo anche contro tutto e tutti una vittoria del Napoli. Questa volta sono d'accordo con te. Anzi, io mi sbilancio anche sul punteggio, dico Napoli-Inter 2-1. Io ho pronosticato che Mazzarri farà 4 punti tra Inter e Juventus, però procediamo step by step. Vuoi anche da me il risultato fisso? Sì. 2-0. 2-0 addirittura, quindi l'Inter a secco non riuscirà neanche a segnare al Maradona. E infine, per gli amici rossoneri che ci seguono, un Milan-Frosinone che potrebbe apparire come partita scontata, invece scontata assolutamente non sarà, perché a quanto pare il giovane Simic farà addirittura parte della difesa, quindi insomma per il Milan non sarà propriamente semplicissimo. Io dico vittoria Milan al 93esimo. Vittoria Milan al 93esimo, no? Invece secondo me, col fatto che il Frosinone lascerà degli spazi, credo che la vittoria del Milan non sarà così sofferta come tanti pensano. Grazie Dodo. Grazie a te caro. Buon campionato a tutti, a tutti. Come diceva qualcuno. Il grande Maurizio.